tre temi mi verrebbe da citare: la semplificazione, quindi è un tema anche per le modalità di accesso con cui, diciamo, questi avvisi devono sostenere, diciamo, l'impatto e la necessità di realizzare investimenti soprattutto nel campo dell'innovazione e della ricerca. L'altro tema è la implementazione nel senso che adesso gli strumenti diventano sempre più strutturali. L'altro, il terzo tema, oltre alla semplificazione e all'implementazione, mi verrebbe da dire l'integrazione, cercare di creare questi strumenti coinvolgendo tutti gli stakeholder. Racconta così il numero uno di Puglia Sviluppo, la cassetta degli attrezzi della regione per sostenere gli investimenti e agevolare crescita e innovazione delle imprese. I nuovi avvisi hanno acronimi come PIA e MiniPIA, che poi sta per programmi integrati di agevolazione, e una sezione dedicata alle aziende del turismo. In Fiera del Levante anche lo strumento finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la programmazione 2021-27 e il focus sulla piattaforma a disposizione per le domande. Le imprese del settore turistico e culturale nello scorso ciclo di programmazione POR 2014-2020 hanno avuto a disposizione due avvisi, il titolo secondo capo 6 e i PIA del settore turismo. Nella nuova programmazione, seguendo la falsariga degli avvisi che hanno ben performato fino a pochi mesi fa, verranno proposte delle novità per consentire degli insediamenti nel settore turistico alberghiero in chiave ancora più sostenibile economicamente, socialmente ed ecologicamente. Ma credo che la Puglia, oltre che al turismo, abbia altre, come dire, peculiarità importanti. Io penso all'industria, penso all'artigianato, all'agricoltura, quindi è tutta questa filiera che noi vogliamo aiutare, perché ripeto, le nostre BCC che sono sul territorio da sempre conoscono molto bene gli imprenditori.